ritrovo qui a Sanremo, all'Hotel Londra, niente meno che con Marcello Cirillo. Ciao, buonasera, ciao a tutti. Ciao caro Marcello, allora senti, tu sei sempre un abitué qui di Sanremo, no? Sei sempre l'inviato speciale, diciamo, dai. Sì, sì, l'inviato per i collegamenti, per i fatti vostri. Apriamo una finestra tutti i giorni avendo, insomma, ospiti, protagonisti del festival. Senti, come ti è sembrato questo festival? Come al solito, sicuramente la giunta di Maria De Filippi è un valore aggiunto, appunto, perché lei artisticamente è una che se ne intende, sa come comportarsi. In alcuni momenti sembrava di stare a, come si chiama, Uomini e Donne, sì, questi, sì. per il suo timbro, insomma, per il suo vocalismo. Sì. Comunque è un grande festival, gli ascolti poi hanno detto la loro, cioè più di 10 milioni di persone che tutte le sere lo guardano, vuol dire che loro hanno colpito nel segno. È vero, è un grande successo. Poi Carlo Conti, grande professionista, Maria De Filippi, neanche a dirlo, anche lei grande professionista. Senti, secondo te chi vincerà? Dai, un pronostico. Guarda, io ho una canzone nel cuore che mi piace molto di questo festival, che è quella di Elodie. Credo che arriverà tra i primi tre, perché è una canzone che riesce a coniugare sia la grande melodia italiana, però con un ritmo che è abbastanza moderno, quindi potrebbe essere il giusto equilibrio tra le due cose, forse potrebbe vincere. Ma tu non sei solo qui comunque per il Festival di Sanremo, ma anche per l'arte, perché sei molto spesso qua per delle inaugurazioni molto importanti. Anche il spettacolo su Caravaggio, infatti, l'ultima volta, e poi sono venuto oggi per inaugurare una mostra che peraltro, nell'intenzione degli organizzatori, molto intelligentemente, non è una mostra e basta, ma è una mostra di un artista che si chiama Villano, che commemora i grandi cantanti vivi e morti che hanno cantato a Sanremo, quindi sono ritratti di questi cantanti. Ti rivedremo a maggio al Salone del Libro come al solito con... Ce ne sono due quest'anno, c'è quello di Torino e quello... Beh, questo è quello di Torino è importante. E quello di Milano sarà grosso. Sempre importante, perché l'abbiamo fondato noi il Salone del Libro, non portarcelo via con Milano. No, io non lo porto via, io avrei voluto fare una fusione fra Milano e Torino, quando l'avevo fatta col Festival Musicale di Musica Classica. Mi ricordo benissimo. Ma invece poi l'Abresso, all'epoca presidente della regione, non volle, e adesso abbiamo due saloni del libro che si contendono, sì. Abbastanza meglio così, più grazie. Cultura anche, e invece due parole anche sulla coppia dei conduttori di quest'anno. La coppia dei conduttori è l'antefatto delle larghe intese annunciate, perché la RAI è con la Mediaset, nel senso che il volto della De Filippi è il volto della Mediaset, la quale poteva contrapporre a Sanremo qualche programmazione perdente, ma molto però competitiva, invece ha pensato di non competere e quindi di fare un festival nazionale in cui anche le due figure rappresentassero l'unità del mondo della televisione di Stato e di quella della televisione privata. E forse l'annuncio dell'intendimento politico generale, che è quello, nella decadenza di 5 Stelle con la loro Raggi, che hanno perso sempre di più l'effetto di contrasto che avevano, di un'alleanza fra sinistra e destra, fra Berlusconi o quello che sopravvive di lui e Renzi. Quindi l'inizio di questa grande intesa è tra Conti e la De Filippi. Un'altra cosa, ieri sera c'è stata una passerella mediatico-politica qua al Palafiori. Cosa ne pensi di queste entrate dei politici come Maroni, come Toti e come tanti altri? Secondo te è per mettersi sempre più in evidenza o perché ci sono sotto sotto una fusione? Beh, sai, il problema è che l'apparizione di Maroni e di Toti è abbastanza inquietante. Bravissimo. Perché bisognerebbe sapere chi sono. Grazie, però non so. Siccome loro no, Totti credo che non no loro mascherarsi. No, ma hanno pensato di avere qui un, non mi pare che il loro passaggio sia passato osservato, perché sono due ragazzi simpatici, ma sono di quinta fila rispetto, quindi sono passati così, due presidenti di regione che sono venuti qua, uno perché vuole fare il basso e l'altro perché vuole cantare. Bravissimo, in effetti Maroni è molto un batterista. Uno vuole fare il batterista e l'altro come vuole cantare. Era un altro anche nello spettacolo. Quindi credo che sia quello. Cercasi, storie dal gran finale, spera sì, comunque vada Pantarei, la singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in Finlandiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla.
borse di Chanel su corpi asettici. Mettiti un salvo dall'odore dei tuoi simili. Quella per Sanremo, chi trovo? Chi trovo? Elena Presti. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti voi e ciao a bla 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 bla. Bla. Certo, il mio regista Gianni Testa e la mia carissima amica Nadia Erbolini. Ciao Nadia. Ciao, ciao a tutti e naturalmente anche io saluto tutti quelli che ci stanno guardando e il bla 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 che si sta facendo in questa atmosfera sanremese. Grazie cara. Grazie a te e grazie anche a te Elena. Allora senti, qui a Sanremo quando sei arrivata? Guarda, è stato un blitz perché sono arrivata ieri sera e poi riparto oggi, ma anche perché ero da tipo 10 giorni in tournée, ho fatto varie trasmissioni televisive tra cui a Trani, sono andata in Puglia, ho fatto Colpa d'Alfredo TV, l'ospite fissa, tante canzoni e poi sono stata a Salerno a girare un bello spot, non lo si può dire perché ma non lo dico, non lo diciamo e poi in giro insomma per oggi tutta per Sanremo, per varie diciamo interviste radiofoniche, televisive, infatti sono sempre di qua e di là, non vedo l'ora di partire ma nel senso buono perché mi sto stancando, no no ma comunque diciamo che anche sto preparando questo bel concerto a Roma e quindi devo andare lì, posso farlo vedere? A Roma. Sì, fai vedere, facciamo vedere. Febbraio, mi raccomando, al Caffè Letterario, se siete a Roma dovete venire da me, con Gianni Gandhi, mio produttore musicale che è anche musicista eccetera, e poi con il mercato latinoamericano, io sono stata molto in Perù, in America Latina e quindi ci sono anche delle prelibatezze dell'America Latina, cena e concerto, vi aspetto. Invece Nadia, tu che progetti hai? I progetti sono belli, praticamente essendo cantautrice di testi, a parte io vengo da Mediaset, programmi Rai, addirittura sceneggiati, e sto continuando appunto come cantautrice, sono ospite al Cantafestival Giro, che anch'io saluto Umberto Napolitano, il nostro direttore, e il nostro parron, che è Mario Serafino, ciao. Ciao Mario. Ciao, saluto anche da noi. In aria, poi abbiamo qua Gianni Testa che è una favola, dovete vedere come sta, sta alla grande. Sta alla grande. Ciao. Beh, con i ritmi che ci abbiamo qui a Sanremo, però insomma dai, cerchiamo di andare avanti, ok? Stiamo facendo un punto di incontro a Roma, una traversa di Via Nazionale, centro sì. Roma, è un teatro, un bijou, dove faremo appunto di venerdì 31 marzo la prima puntata, cioè zero comunque, che andrà in onda e stiamo invitando Alessandro Serra, Gabriele Marconi, già hanno dato l'ok, saremo tanti ospiti lì per fare un incontro a Roma, noi artisti e chi ci vorrà venire a trovare, a salutare, voi siete invitati tutti. Maria Grazia Regis di Bla 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 TV. Parliamo prima del festival, tu hai fatto una sorpresa bellissima a Sanremo, non solo se l'hai fatta perché sei stato un uomo sensibile in quanto sei anche padre, sei entrato in una scuola di Sanremo, al Giovanni Pascoli, hai incontrato i bambini, sicuramente ti avranno fatto delle domande, qual è la domanda più simpatica e curiosa di questi piccoli fans? Guarda, è stato un momento emozionante e meraviglioso, perché il candore, l'intelligenza, la purezza dei bambini, noi adulti ormai ce la siamo dimenticati. La domanda più bella, ma mi commuovo quasi. Sono contenta. Se ho mai provato l'invidia. Ma se ho mai provato l'invidia, gli ho spiegato che l'invidia è una cosa che non esiste, non deve esistere. Ma che bello, grazie Conti, grande. E qui a Sanremo abbiamo incontrato la figlia di Schicchi, guardate che bellissima ragazza ha prodotto quest'uomo. Grazie per essere qua a Sanremo, sei qua per promozionarti, per vedere, per curiosare, per cosa? Sto lavorando con Radio Italia, sto presentando il Sanremo Music Awards, un concorso per giovani artisti e è la prima volta che vengo a Sanremo. Quindi sono molto contenta di essere qui, è una nuova esperienza. Senti, ti piacerebbe un indomani presentare il festival? Oh mio Dio, sarebbe... Oh mio Dio, dai. Sì, no. Ce l'hai la presenza? Sarebbe fantastico ovviamente, sarebbe una cosa bellissima. Ma perché no, dai. Talmente improbabile che non ci avevo nemmeno pensato, però... te lo facciamo pensare noi, dai. Grazie. Tantissimi auguri, guardate questo volto e non dimenticatelo. Grazie mille. E
ti ricordo sempre una sera che hai invitato a me un giornalista tedesco che ti conosceva molto bene, è arrivato un ragazzino che doveva vendere delle rose, tu gli hai comprato tutto il mazzo di rose, l'hai invitato a mangiare alla tua tavolata, e questo è un ricordo che porto con me da sempre. Sei un uomo veramente generoso e veramente amabile. Grazie. Io so cos'è la fame, so cos'è la signora miseria e rispetto tutti coloro che ci passano. Grazie Albano. Facendo un augurio che cambi al più presto quel tipo di esistenza. Grazie. Calmi, state calmi. Grazie per essere venuta Roberta Marzullo per portare la tua testimonianza dal vivo, perché è importante, in quanto tu in questo momento rappresenti tutti i cittadini di Amatrice. Roberta Marzullo, a te la parola. Sì, intanto ciao Maria Grazia, per me è un piacere stare qui a Sanremo con te, noi siamo colleghe, e con il mio regista Gianni Testa che mi ha dato questa possibilità. Sì, io sono qui in quanto, diciamo, presenza vivente del terremoto di Amatrice, e abbiamo vissuto veramente dal 24 agosto una grande sciagura, e tanta gente come me ha perduto casa, c'è anche chi ha avuto dei lutti in famiglia, io per esempio ho perso tante amiche, tanti amici, e quindi volevo essere qui, presenza vivente al Festival di Sanremo di quello che è accaduto purtroppo dalle nostre parti, da Amatrice. Volevo chiederti Roberta, lascio a te la parola, cos'è che state aspettando in questo momento? Perché avete dei seri problemi. Sì, abbiamo dei seri problemi in quanto non vi lasceremo soli, il famoso non vi lasceremo soli. Beh, purtroppo devo dire che ci hanno lasciato soli e la situazione è molto difficile. Infatti anche il sindaco Sergio Pirozzi ad Amatrice ha seri problemi, e anche noi, il paesino dove vivo io, Città Reale, ha vissuto e sta vivendo seri problemi. Da poco proprio, insomma, ci è arrivato qualcosa dove vivere, un container, qualcosa così, insomma, per andare avanti, per far passare, trascorrere questo periodo, e poi vedremo però, perché le istituzioni, devo dire la verità, non è che hanno fatto o stanno facendo granché. Tutto quello che ci è arrivato è grazie a tutte le associazioni che veramente hanno preso a cuore questa faccenda, questa cosa. Non volevo toglierti la parola, ieri abbiamo incontrato il sindaco Sergio Pizzarotti, il vice sindaco, ci sarà una trade union con Sanremo e con i vari artisti, speriamo che questi fondi arrivino nelle vostre mani, perché troppe mani poi arrivano una manciata di spiccioli. Che augurare? Io ti auguro, Roberta Marzullo, che tu possa ritornare ad Amatrice e sorridere, anche perché lo so che ti porti nel cuore il peso dei tuoi cittadini, delle tante persone che hanno sofferto. Tu oggi sei qui, la vita continua, va avanti, noi vogliamo sorridere insieme alle canzoni del festival, insieme a questo connubio che mi sembra molto bello, molto interessante, Amatrice, Torino, in questo momento Sanremo, perché io sono anche una cittadina sanremese. Hotel Londra, incontriamo il maestro che ha accompagnato un grande della musica, è andato tutto bene, c'era agitazione, la sentiva questo tramite l'artista oppure insomma, faccio questo mestiere da tanti anni, per fortuna un po' di agitazione c'è sempre, se no vuol dire che si è morti. Però bisogna avere un grande feeling anche con l'artista, perché... Ah beh sì, certo, comunque sai, passi mesi in sala insieme, lavori, stabilisci un po' di confidenza. Dopo ovviamente dipende dagli umori, da come ci si sente, perché il palco è una brutta bestia. Comunque il palco di Sanremo è sempre così emozionante anche per voi? Eh sì, lo è. Perché noi pensiamo sempre ai cantanti, ma voi che siete coloro che insomma ci mettono il cuore per dirigere. Però ecco, noi il lavoro complicato lo facciamo prima, lo facciamo quando siamo in sala di registrazione. In fondo quando siamo lì è tutto nelle mani del cantante, noi cerchiamo di essere a disposizione, ma devono fare tutto loro. E chi rincontriamo qui davanti al Teatro Ariston? Guardate un po', guardate, buongiorno, ben rivisti. Allora, io mi metto qui vicino, così sto al centro e riprendiamo proprio tutti. Allora ragazzi, noi ci siamo incontrati ieri, voi mi avete parlato di un progetto bellissimo per Amatrice, lo vogliamo ricordare? Sì, sì, vabbè, noi siamo degli amici di Firenze e ci siamo... Ciao, bellissimo, bella riunione. Sì, ci siamo trovati, abbiamo scritto una canzone ed evolviamo
tutto ad Amatrice, tutti i diritti d'autore ad Amatrice. Il brano si intitola Uniti si può e vuole essere appunto un inizio per ricominciare, dove è arrivato veramente una fine, un inizio per ricominciare dove è arrivata la fine. Certo, lo so, chi lo dici poi, io mi trovo proprio lì, ne so qualcosa. Vogliamo ricordare il titolo del CD? È Uniti si può, la cantiamo, io sono Fabrizio Venturi, Riccardo Azzurri, Rodolfo Banchelli e Fulvio Vasari, ma abbiamo anche una chitarra di eccezione, abbiamo il plettro di Maurizio Solieri, perché è la chitarra solista, per cui, ma io faccio, sai cosa farei? Sì, dai, facciamolo! Uniti si può andare avanti, basta un gesto anche piccolo che sia, e l'aiuto arriverà da chiunque non saprai del colore o della pelle o del suo Dio. Felicina, hai un motivo che ti torna in mente di Sanremo? Sì. Ce lo canti? Io mi ricordo tante cose belle perché sono 30 anni di feste che veniamo a Sanremo. Allora io me la ricordo bene, quella di Gigliola Cinquetti, Non ho l'età per amare. Oh, vai! Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire sola con te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no. Non ho l'età. Bravissima, brava! Senti, secondo te chi vincerà questo festival? Adesso non posso dire niente ancora. No, dai, ce l'avrai un favorito, uno che ti piace più degli altri? No, ma non so, adesso non so. Albano. O Albano, anche la Fiorella. Ah beh, chiamiamola così. Ma sì, ma Fiorella Mannoia. Sì, poi c'è anche Gigi D'Alessio, ma ce ne sono tanti. Dai, che vinca il migliore. E vinca il migliore. Tua impressione di tutte queste canzoni? La solita domanda che si può fare anche. Certo, ma la risposta è altrettanto solita, ci vorrà tempo per capire realmente quali sono quelle belle. Diciamo che quest'anno c'è un buon livello medio, non c'è niente che spicca in maniera così clamorosa. Danno per vincente alla Mannoia, ma lo sai che tutte queste cose sempre troppo in anteprima demoliscono l'artista stessa. Sì, portano un po' sfiga, ma temo, ma penso che questa volta sia realmente così. E per quanto riguarda le nuove proposte? Mi piaceva la prima che hanno eliminato. Quella di Paba? Come si chiamava? No. Ma quella dei capelli ricci, forse. La nuova proposta, la ragazza che si chiama Gemini, qualcosa. Sì. Capelli ricci, sì, molto carina. Mi piaceva molto lei, sì. E tra le coppie cantanti, quelle che sono state eliminate, non c'era forse un buon feeling tra queste coppie? Ma forse erano un po' costruite in laboratorio. Un po' costruite. Va bene, Linus, ti lasciamo. Grazie, stasera sei al festival? Sono in giuria. Carissimi amici, ben ritrovati. Ma buongiorno ragazzi, un bacio. In anteprima lo diamo a tutti gli amici di bla bla bla. Ragazzi, è sempre un piacere stare qui con voi. Poi tra l'altro il nostro amico Gianni Testa è una garanzia e siamo sempre onorati di essere intervistati da te. Grazie. Troppo carini, grazie. Sentite, abbiamo appena visto poco fa sul telefonino che è uscito un articolo su di voi a Roma. Dai, parliamone, che è una cosa bellissima. Dai, perché praticamente abbiamo fatto la Befana del poliziotto, sì. È andata bene, ci siamo divertiti e ci hanno fatto un articolo carino, simpatico, e l'hanno pubblicato, quindi ci fa sempre piacere. Meno male. Parlava del nostro lavoro, che cosa facciamo, cosa abbiamo fatto ultimamente. Cosa facciamo? Cosa fate? Un cavolo. Facciamo spettacoli di cabaret magico, noi dei Magic Brothers. Mamma, non mi fa sto primo piano perché sono il quadro qui. Dai, gli ultimi programmi. Gli ultimi programmi, Cultura Moderna con Teo Mammucari. Ciao Teo che ci sta guardando sicuramente, perché Teo è un fan di bla bla bla. Poi Italia's Got Talent, programma Rai. Vabbè, tante cose comunque anche qui a Sanremo, quella è la cosa importante. E adesso facciamo una magia. Dai. Via, chiudiamo in bellezza. Via. Questo, vai. Faccio io l'inviato. Telecamera, ci sono due elastici, uno blu e uno rosa. Quale preferisci, Robby? Blu. Ok, quindi iniziamo con una prima figura geometrica. Che figura è? Un cerchio, perfetto, molto bravo e intelligente Roberta. Questo è un rettangolo. Da fare una figura che ti somiglia tanto, perché tu sei una star, quindi star in inglese vuol dire stella. Facciamola vedere la stella. Adesso faccio una doppia figura, un doppio triangolo, quello grande blu tuo, sì, con quello piccolo rosa che è il mio. Okay. Una doppia figura complessa, una all'interno di un'altra. Una stella grande blu, la tua, sì, stella grande, con all'interno la mia stella piccola rosa. Sì. Ti chiediamo, noi dei Magic Brothers, questa stella piccola rosa può diventare la nostra stella portafortuna? Sì. Tu dici? Sì. E allora guarda, ti invito a soffiare forte, soffia, non sputare, grazie, ok, guarda. Oh,
che bello, bravi! Ragazzi, questa è la nostra stella porta fortuna. Toccala che ti porta un po' di fortuna, eh? E con questo, non andiamo. E con questa stellina noi salutiamo i Magic Brothers, tutto lo staff di Bla Bla Bla. Ciao ragazzi! Per voi, Ornella Vanoni. A noi fai presto, io non esisto. Non resisto, io non resisto. Ma per voi, Gianna Nannini. Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più, i maschi innamorati dei metro. Per te sta arrivando, anzi per voi, lui, Cristiano Malgioglio. Dai. Vi rimindi in questi stendi, momenti ne mendi, vi rimindi, a quando giro sei stato quando frego le mature, in questi stendi, vi rimindi, quando ricordi passati tra cube essendo do minchio, vi rimindi, vi rimindi. Però per voi il volo. Dai, il volo, il volo. Dai, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che mai, quanto sei sexy oramai. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Finito il festival, vieni Roberta, anche perché ormai la nostra settimana è finita, abbiamo finito di lavorare, di fare le interviste, di vedere tantissima gente, tantissimi cantanti simpatici. E anche antipatici. Vedi, lei mi segue anche perché è vero, siamo stati trattati bene e trattati male. Male, direi sì, alcune volte trattati anche male, però insomma si sa, noi andiamo avanti ugualmente. Ma non dai cantanti, no. Dalla sicurezza, una sicurezza davvero B con la B maiuscola, non vado oltre. Comunque il divertimento maggiore è stato quello di vedere un susseguirsi di cantanti che sono stati i protagonisti di questo red carpet e poi il tanto caloroso pubblico che abbiamo qua attorno, che sono in attesa di sentire per bene il nome del vincitore. I nomi dei vincitori noi lo sappiamo già, anche perché il festival è finito, ma noi come al solito li rimandiamo a dopo. No, lo rimandiamo sempre a dopo perché lasciamo la sorpresa per i nostri telespettatori. Infatti, anche perché come ogni anno. Come ogni anno. Dunque, che dire, ringrazio Gianni Testa. Anch'io ringrazio molto Gianni Testa, la mia collega Maria Grazia Regis, Roberta Marzullo, Antonio Colaianni, Angelo Papi che è al montaggio e tutti i nostri collaboratori con le telecamere esterne ed interne. Questo è un momento importante anche perché il festival è finito, questa 67esima edizione, noi ci saremo per la 68esima edizione, è difficilissimo ma è così, sono 68 anni che praticamente il Festival di Sanremo viene calpestato continuamente dai suoi giornalisti. Quest'anno 1600 erotti giornalisti tra stranieri e italiani. Si ringraziano le forze dell'ordine, si ringrazia tutta la sicurezza di Sanremo perché è stata veramente un'operazione di altissimo livello. Siamo stati sicuri, tutelati e lo ringraziamo davvero tanto questo Stato. Sì, lo ringraziamo davvero tanto questo Stato, davvero efficienti, ci hanno fatto sentire al sicuro e devo dire Maria Grazia che sono i nostri angeli, quindi sono stati veramente i nostri angeli. Gianni Testa vi dà appuntamento al Festival di Venezia, al Festival di Cannes e a Miss Italia, che sono eventi importantissimi dove tu sarai presente Roberta, e ti auguro un cammino glorioso, anche perché ricordiamoci, lei è di Amatrice e Amatrice vogliamo che da questo momento in poi possa rinascere dalle sue ceneri con il sorriso sulla bocca, lasciandosi alle spalle l'amarezza, il dolore e tutto ciò che hanno vissuto di più brutto in questi mesi. Come dice Fabrizio Venturi, insieme si può, insieme si può. Noi possiamo, se voi lo volete. Ciao a tutti da Maria Grazia Regis, da Bla Bla, seguiteci. Ciao. Ciao.
seat, riding along, staring at the moonlight drive. It doesn't really matter what I'm thinking right now. The song is You're by my side.